Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su di Luca. Nella serata di ieri la squadra mobile ha tratto in arresto per furto e tentato furto aggravato in abitazione, in continuazione ed in concorso con altri due soggetti al momento non identificati, un albanese di 20 anni, residente a Monsummano Terme, incensurato, nulla facente. Il giovane è stato fermato a bordo di un'auto, risultata poi rubata in via del cimitero a Lammari, mentre stava attendendo gli altri due complici, molto probabilmente in a mettere a segno altri furti. Perquisita la vettura, i poliziotti vi hanno trovato all'interno alcuni monili in oro, numerose collane di perle, un portagioia, 6 notebook, un cronografo in metallo, nonché numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui una mazza ferrata, un piede di porco, due grimaldelli, cacciaviti, chiavi inglese e trapani di varie dimensioni. Una mini torcia, 3 smerigliatrici angolari munite di dischi per tagliare i metalli e guanti in stoffa ed un lattice. Parte dell'area furtiva era stata trafugata poco prima in due abitazioni di Porcari. Le indagini proseguono per rintracciare gli altri due malviventi. Ulteriori dettagli sulla vicenda questa sera all'edizione serale alle 19. Torniamo adesso a parlare della delibera regionale dell'ottobre scorso inerente alla chiusura di alcune stazioni della Piana e della Val di Nievole. Dopo lo slittamento della sua approvazione a gennaio, poteva sembrare che il rapporto tra comuni e regioni prendesse una svolta diversa e positiva, ma così non è. Sentiamo perché nel nostro prossimo servizio. No, grazie, con cortesia declino il suo invito e spero che anche gli altri sindaci facciano altrettanto. Che la lieta novella dell'apertura della giunta regionale al confronto sui contenuti della delibera che prevede lo smantellamento del trasporto pubblico su rotaia nelle stazioni di Monte Carlo, Porcari, Capannori, Nozzano, Massarosa, Borgo Abbugiano e Serravalle non convincesse troppo il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, lo si era intuito, ma oggi ne arriva la conferma. Con una lettera, infatti, il primo cittadino che da oltre un mese si batte per scongiurare la chiusura della stazione di San Salvatore dichiara che non parteciperà al tavolo convocato dall'assessore regionale Luca Ceccobao, reo di non aver convocato un'unica riunione come richiesto da comuni e consiglio regionale, ma bensì 4 incontri tecnici: uno con Montecatini, uno con Borgo Abbugiano e Serravalle, un terzo con i comuni della Lucchesia ed un quarto con i comitati dei pendolari. Cose sono due, afferma Fantozzi. O l'assessore ha avuto d'improvviso un'irrefrenabile voglia di discutere, oppure a voler pensare male sta cercando di spezzare il fronte comune fra istituzioni e comitati. Visto che gennaio, mese in cui la delibera si concretizzerà in provvedimenti, è vicino, considerato il silenzio di Trenitalia e il mistero sulla presunta stampa già avvenuta dei nuovi orari confermate e soppresse, Fantozzi ha chiesto di nuovo la convocazione di un unico tavolo. Se la risposta fosse negativa, è certo che il clima, già fin troppo teso, si inasprirebbe ancora di più. L'azienda ASL 2 di Luca vuole fare chiarezza riguardo il riutilizzo dell'attuale presidio Campo di Marte in seguito all'attivazione del nuovo ospedale San Luca, prevista per il 1 febbraio 2014. Circa il 40% dei 200.000 metri cubi della superficie dell'ospedale resterà all'azienda ASL 2 e continuerà quindi a svolgere funzioni sanitarie. Una volta attivato il nuovo ospedale, 5 padiglioni nel lato vecchio ingresso verranno infatti mantenuti nel patrimonio aziendale per creare una grande struttura territoriale per la zona distretto della Piana di Luca. Il complesso potrà quindi ospitare le più importanti funzioni territoriali e rappresentare un punto di raccordo con le unità di cure primarie diffuse sul territorio, favorendo la collaborazione fra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della continuità assistenziale e medici specialisti. I restanti edifici saranno disponibili per l'alienazione, con destinazioni d'uso la cui definizione non compete all'azienda ASL 2 e che saranno stabilite da un piano di recupero concordato con il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca e la Soprintendenza. E adesso spostiamoci a Palazzo Orsetti, dove questa mattina sono state presentate le tematiche che verranno affrontate domani in Consiglio Comunale, un'assise dedicata per lo più ai giovani. Sentiamo.
dare voce alla classe dirigente del futuro. Saranno loro, giovani e giovanissimi studenti delle scuole elementari, medie e superiori, i protagonisti della seduta del Consiglio Comunale in programma nella giornata di martedì, inizio ore 14.30 a Palazzo Santini. La prima parte della seduta si svolgerà in modalità aperta sul tema della Convenzione sui diritti dell'infanzia che, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre dell'89 e ratificata con legge del 27 maggio 91, enuncia in forma coerente i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Il Consiglio poi procederà con l'analisi della proposta di diritti di cittadinanza redatta dall'UNICEF, che invita i comuni a conferire la cittadinanza onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia. Attualmente, infatti, il minorenne che nasce in Italia da genitori residenti e non cittadini diviene titolare di permesso di soggiorno temporaneo, che deve essere rinnovato dai familiari fino alla maggiore età. La seduta, nell'ultima parte della modalità aperta, prevede infine l'analisi della tematica riguardante il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, il cui statuto sarà poi oggetto di proposte di modifiche, aumentare la frequenza delle sedute, una ogni due anziché tre mesi, ed infine dare la possibilità agli studenti di presentare proposte che il Consiglio Comunale è poi tenuto ad analizzare, esprimendo un parere motivato sia in caso di accoglienza che di diniego. Torna a Monte Carlo la Giornata Nazionale dell'Albero, una ricorrenza inserita nella settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente. Protagonisti dell'evento saranno i bambini della scuola dell'infanzia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la tutela della biodiversità. E adesso lo sport. Per Arcantea e Lucchese è già tempo di tornare in campo. I biancorossi del basket domani per l'11ª giornata del campionato di DNA affronteranno in trasferta Recanati, mentre per il calcio i rossoneri domani al Porta Elisa sono chiamati a recuperare la partita contro Riccione. Incontro che l'11 novembre scorso fu rinviato a causa del maltempo che interessò la nostra provincia. Vi ricordo inoltre che questa sera alle ore 21 su Di Luca andrà in onda Palla a 2, la trasmissione dedicata all'Arcantea, e a seguire la partita di sabato scorso contro Casal Pusterlengo. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione su Di Luca questa sera alle 19. Io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.